se provieni chiaramente dal video precedente, nonché quello relativo agli acquisti per la pulizia della casa. Questo invece è la seconda parte del video, quindi quello relativo ai prodotti dedicati alla persona e al beauty in generale. Io sono Roberta e questo è il mio canale che racconta della mia vita di donna, moglie e mamma. E quindi, se non hai già visto il video precedente o magari non hai ancora una casa tua e quindi non ti interessano, ecco, i prodotti relativi alla pulizia della casa, questo potrebbe essere invece il video che fa per te. Chiaramente tutti quanti i prodotti che mostrerò, oltre ad essere acquistati da me, sono dei prodotti con cui io personalmente mi trovo bene o che ho deciso di provare per la prima volta. Ma ecco, non è un video che vuole influenzare in qualche maniera nell'acquisto nessuno di voi, semplicemente sono dei prodotti che io in modo mensile o cadenzato in ogni caso vado a rinnovare nel mio beauty praticamente per appunto la cura della mia persona e quella anche dei miei cari. Per quanto riguarda gli acquisti che ho effettuato questa volta, partirei subito da quello che è il prodotto che veramente va via come l'acqua, cioè i prodotti che io utilizzo per la detersione delle mani. Come sempre acquisto dei formati super mega maxi, in questo caso abbiamo un litro di prodotto che a me piace andare a raboccare nei contenitori, nei dispenser, ecco, che io invece ho scelto e che ben si abbinano magari al mobilio del mio bagno piuttosto che della mia cucina e così via, ma di volta in volta, devo dire la verità, vado sempre a utilizzare e acquistare i prodotti che perlomeno sono in offerta in quel determinato periodo. Ho acquistato questo formato che costava 99 centesimi appunto per un litro di prodotto per la detersione delle mani e ho scelto crema di sapone, olio d'argan e camelia. Il profumo mi è piaciuto tantissimo, quindi vi saprò dire questa volta insieme alle altre come mi troverò appunto con questo nuovo acquisto. Per quanto riguarda invece i capelli, abbiamo acquistato due diverse tipologie di shampoo. Mio marito, infatti, che comunque è biondo naturale, esattamente come il mio bambino, ha scelto questo prodotto acquistato da Eurospin del marchio Near Your Hair, questo shampoo con estratto di miele e camomilla, adeguato infatti ai capelli chiari. Mentre invece io ho scelto per me questo prodotto, credo nuovo, perlomeno per me lo è, non l'ho mai utilizzato, del marchio Sunsilk, che invece prevede all'interno una profumazione di tè verde e limone, zero parabeni, zero siliconi, zero coloranti, chiaramente effetto detox, qui dice, grazie appunto a questi oligo elementi, shampoo ad effetto praticamente acquoso. Il profumo mi è piaciuto tantissimo, mi sa proprio di primavera, estate, vi saprò dire che effetto avrà sul mio capello riccio naturale, staremo a vedere. Per quanto riguarda invece la igiene intima, abbiamo riscelto questo prodotto che abbiamo già precedentemente preso, nonché il fior di magnola, sempre di Eurospin, igiene intima, protezione lenitiva alla calendula e timo. Devo dire che non è assolutamente niente male, davvero delicatissimo, l'abbiamo riscelto proprio perché comunque appunto ci siamo trovati bene, quindi questa è stata una conferma inaspettata, devo dire la verità. All'interno contiene anche dell'antibatterico naturale, chiaramente dermatologicamente testato, abbiamo 300 ml di prodotto e insomma i classici ingredienti da sapone intimo, per così dire.
Per quanto riguarda invece sempre la mia persona e quindi la mia pochette del beauty, ho riscelto per la milionesima volta il Toy Smalto della Cien, che io trovo comodissimo proprio per la sua praticità del push, praticamente per appunto togliere lo smalto. Mi piace soprattutto in questa profumazione classica. Esiste anche in un'altra profumazione con la confezione rosa, però insomma mi disturba un po' all'olfatto, quindi se trovo comunque quello classico lo preferisco, anche perché mi dura davvero tanto. Io solitamente utilizzo smalti sempre super neutri, naturali, trasparenti e così via, però con l'avvicinarsi della bella stagione, dell'estate o comunque anche sui piedi, tendo ad utilizzare molto 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 di più lo smalto e essenzialmente quelli colorati. Questo qui fa il suo dovere alla grandissima, perché toglie davvero anche quelli ad effetto gel e così via. Lo trovo molto delicato e non necessita di tantissimo prodotto, quindi vado ad utilizzare i banalissimi dischetti in cotone e tolgo lo smalto. Quindi già mi sono portata avanti, per così dire, per la nuova stagione, mettendomi già in casa il Toy Smalto. E per quanto riguarda sempre un altro prodotto che ho acquistato da Lidl e quindi del marchio Cien, ho acquistato questa crema viso e notte con melagrana bio e bacche di goji, aiuta a rassodare la pelle, con anche l'olio di argan, prodotto vegano, eccetera eccetera. Qui c'è scritto che la combinazione di questi due elementi antiossidanti, cioè olio di melagrana e bacche di goji, garantiscono praticamente l'apporto vitaminico necessario alla cura della pelle. Non ho mai provato le creme per il viso del marchio Cien, devo dire la verità. Siccome mi piace tantissimo il melograno e il profumo del melograno, e comunque sono veramente quasi all'osso riguardo alla mia crema viso, ho deciso di acquistare questa qui. Vi farò sapere come mi trovo. Tra l'altro costava davvero pochissimo, parliamo di 12 comunque di 50 ml di prodotto. Vediamo se riesco a... Sì, il profumo è veramente buonissimo. Staremo a vedere se appunto fa il suo effetto. Mentre sempre per crema viso ho acquistato in combo da utilizzare con quest'altra, questa crema bio dei Provenzali, idratante con formula di durata per 24 ore, quindi credo che sia davvero come dire perfetta per i cambi di stagione, perlomeno dove magari tante volte si tende ad avere la pelle più secca o comunque anche maggiormente esposta agli agenti atmosferici, in questo caso del sole siculo. Quindi volevo appunto una crema che fosse davvero tanto idratante proprio per questo cambio stagionale, e ho scelto questa qui di contenente rosa moscheta con acido ialuronico vegetale, organica, cosmetico sostenibile, ad impatto biologico, testato su pelli sensibili. Vi farò sapere anche questa qui com'è, come mi trovo, ma ecco, è una linea che non ho mai provato. Dei Provenzali acquisto sempre l'olio di mandorle, specialmente insomma perché è di grandissima reperibilità. Mi piace il fatto che infatti non sia testato sugli animali, sia un marchio eco-solidale, sia certificato made in Italy, non contiene ingredienti di origine animale ed è addirittura stato realizzato con gli impianti, cioè con l'utilizzo di fabbriche che utilizzano impianti fotovoltaici. Quindi insomma, se si può dare una mano nel nostro piccolo anche all'ambiente, ben venga, soprattutto quando parliamo di prodotti superflui e che relativi comunque alla bellezza, parliamoci chiaro. Una cosa che non ho mai utilizzato e non ho mai acquistato prima, ma che vedo in tantissimi video utilizzare da tantissime guru, beauty, influencer, questo e quell'altro, è il famosissimo panno struccante. Ho trovato questo qui
ad 1 euro, e quindi ho detto ma sì, proviamolo, vediamo com'è. Un panno del marchio Seta Blu Beauty Tools, largo 30x30 cm, panno struccante da utilizzare appunto unitamente ai vari detergenti che si utilizzano per il viso. Boh, vedremo com'è. Vi saprò dire, prima chiaramente lo laverò, e poi vediamo un pochettino com'è, lo metterò alla prova. Da accompagnare quindi alla crema che vi ho mostrato prima, ho scelto anche a questo punto, per dare una combinazione ancora più efficace, sempre dei Provenzali linea bio, il gel detergente biologico, sempre con rosa moscheta, ed anche chiaramente, cos'altro contiene? Allora, rosa moscheta, testato su pelli sensibili, ad effetto purificante in questo caso. E quindi sì, applicare al mattino e sera sul viso inumidito, massaggiando delicatamente con movimenti circolari, risciacquare poi accuratamente soltanto con acqua tiepida. Formulato con i gradienti delicati e testato su pelli sensibili, elimina sia le impurità che i residui di trucco, grazie ad un'efficace azione purificante, ma soprattutto senza seccare la pelle. E questo mi interessava, perché appunto voglio dare una sferzata strong in questo momento alla mia pelle, proprio per il cambio stagionale. Per quanto riguarda invece il detergente viso, in questo momento io stavo utilizzando una combinazione di prodotti di tonico e struccante latte detergente del marchio Yves Rocher, ma appunto volevo cambiare stavolta. Ho visto questo nuovo prodotto che mi ha molto incuriosita. Ora non so se è nuovo soltanto per me o è nuovo in generale di produzione e di marketing, ma del L'Oréal Paris latte detergente con fiori rari, deterge, strucca e idrata con rosa e loto. E questo qui è ad effetto riequilibrante, quindi per pelli da normali a miste. Parliamo di 400 ml di formato, infatti è un formato maxi. Vedremo com'è abbinato, diciamo, alla combinazione di tutti gli altri prodotti. Sempre proprio per questo periodo di cambio stagione, non so quante volte l'avrò detto, insomma, si è capito che stiamo cambiando la stagione, ho acquistato anche ben 3 maschere. Che in realtà ogni pacchetto ne contiene 2 all'interno, quindi davvero, insomma, per un utilizzo settimanale perlomeno in questo mese, proprio a cavallo tra le 2 stagioni, quindi tra l'inverno e la primavera, del marchio Geomar. Queste qui non le ho mai provate, parliamo di 95% di origine naturale, ognuna appunto contiene ben 2 dosi. Allora, ho scelto una idratante e antistress contenente aloe vera e fiori di Altea. Un'altra invece l'ho scelta, esfoliante e illuminante, quindi da alternare con alga corallina e fiore di iris, ed un'altra ancora l'ho scelta ad effetto nutriente vellutante con pappa reale e burro di karité. Vi saprò dire come sono anche queste. Geomar è davvero un ottimo marchio, quindi staremo a vedere appunto come maschere se davvero riesce a proporre qualcosa che sia davvero molto efficace per la pelle. Un'altra cosa invece che ho acquistato, anzi ho riacquistato perché mi piace tantissimo durante questa stagione, è questa acqua profumata di Bottega Verde, limone e agrumi. Durante questa stagione, a cavallo tra la primavera e l'estate, mi piace tantissimo. Avevo ricevuto già in precedenza per Natale un'altra bottiglia di questa acqua profumata. L'ho terminata tutta, mi è piaciuta tantissimo, trovo che sia perfetta anche proprio per già il mio odore di partenza corporeo, e quindi sono andata a riacquistarla. Mi piace
Tantissimo perché è molto delicata. Io amo le acque profumate, ancor più dei profumi che vado ad utilizzare raramente, quindi più diciamo per delle occasioni dove voglio davvero una persistenza molto lunga del profumo sulla mia pelle o sui miei abiti, ma nella stagione primavera-estate, quando già ci accingiamo a sudare di più, a fare sicuramente molte più docce durante l'arco della giornata, molti più shampoo e così via, preferisco comunque delle note profumate che non siano aggressive e troppo prepotenti, ecco, sulla mia pelle. Quindi vado di acque profumate e questa qui, limone e agrumi, è davvero davvero top. Mi piace tantissimo, 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 la trovo delicata, fresca e davvero energizzante, non so come dire, ma mi mette davvero tanto buon umore, quindi ho deciso proprio ad occhi chiusi di riacquistarla. E nulla, i prodotti da mostrarvi finiscono qui. Questi sono stati i miei acquisti per rinnovare un po' il mio beauty case riguardo appunto alla detersione, pulizia e cura di pelle, capelli e corpo. Per il corpo in realtà ecco, non vi ho mostrato nulla perché vado ad utilizzare, come vi ho sempre detto, l'olio di mandorle dolci puro direttamente sulla mia pelle. E dopo ogni doccia non faccio nessun'altra ecco pratica strana o nient'altro, mi trovo benissimo così da anni, riesco insomma ad avere davvero sempre la pelle super morbida e mai secca, quindi continuo per la mia strada ad oltranza, non metto altri profumi, non utilizzo quindi altre tipologie di prodotti, creme e quant'altro, a meno che non sia davvero, insomma, strettamente necessario. Per il resto, insomma, mi trovo benissimo con questa mia tipologia di routine. Il video termina qui, vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere quali sono i vostri preferiti riguardo al beauty case primaverile, quali prodotti tendete a scegliere, quali prodotti tendete a selezionare per la cura della vostra persona e in particolar modo appunto del corpo e della pelle. Vi mando un grande bacio e alla prossima, ciao!